Eccoci con il nostro Le Fonti Instant Focus per un approfondimento che spero possa essere anche molto pratico per tutti voi che ci seguite, ma a cui tengo particolarmente perché sono temi cruciali ormai da 2 anni, non proprio da 2 anni, però insomma cruciali nel momento in cui abbiamo cominciato a parlare di Covid e soprattutto di vaccino poi. E, appunto, lo vedete già in sovrimpressione il primo tema, perché non sarà l'unico che affronterò in questo spazio: lavoro e obbligo vaccinale, cosa sapere, cioè una guida un po' pratica rispetto a tutto quello che si sente, perché abbiamo una marea di informazioni a volte con le quali non sappiamo confrontarci nel giusto modo, perché naturalmente basta cliccare su un qualsiasi motore di ricerca per avere un mondo variegato di informazioni che spesso non sono neanche reali e vere. E allora mi piacerebbe, in un momento in cui le restrizioni cominciano a essere inferiori, il numero di limitazioni, la normalità comincia a essere un po' tornata, come dire, nella nostra mente, anche se poi sarà graduale, quindi la normalità, la vita di tutti i giorni, la vita quotidiana. In un momento in cui anche fortunatamente i numeri del Covid sembrano essere inferiori, quindi sembrano calare, mi è sembrato opportuno fare chiarezza su molte questioni che restano ancora molto astratte spesso. Allora, intanto io saluto Massimiliano Albanese, Managing Partner, Studio Legale Tributario Lex Amp. Avvocato, grazie per essere con noi e per questo tema appunto molto molto delicato, grazie. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. E buongiorno. Allora, intanto ho detto bene, insomma, le informazioni che noi abbiamo in possesso sono tantissime, però molte delle quali sono assolutamente fuorvianti, no? A volte non ci aiutano sicuramente a capire come fare a muoverci in questa giungla, è d'accordo? Assolutamente sì, purtroppo c'è stato un accavallarsi di notizie di varia natura, di cronaca, di politica, poco in realtà sulla legislazione. Anche perché c'è stato un affastellarsi di norme nel corso di questi 2 anni ormai quasi di situazione di crisi generale, che hanno creato una gran confusione negli operatori giuridici, tecnici, quindi figuriamoci nei cittadini che magari non sono particolarmente periti nella conoscenza giuridica. È veramente una giungla, però comunque devo dire che è possibile, se non altro, tracciare una linea di chiarezza ad oggi, anche con l'introduzione delle ultimissime novità. Infatti partiamo proprio dal lavoro obbligo vaccinale. Intanto una notizia: dal 31 di marzo c'è l'ipotesi di stop allo stato di emergenza. Chiaramente sono tutte ipotesi, perché poi, come sapete, ogni settimana si fa rapporto con i dati a nostra disposizione, però questo non comporterebbe lo stesso, supponiamo verrà tolto lo stato di emergenza, non comporterebbe lo stesso l'eliminazione di alcuni provvedimenti che il governo ha preso per arginare il diffondersi del Covid. Tra questi, appunto, il per esempio il Super Green Pass, che resterà ancora a lungo, e l'obbligo vaccinale, naturalmente parliamo per gli over 50, perché di questo si tratta in Italia, che rimarrà anche oltre. Allora, partiamo da qui, avvocato. Cosa bisogna sapere rispetto all'obbligo vaccinale, soprattutto quando parliamo di lavoro? Perché noi sappiamo che per accedere nei luoghi di lavoro bisogna essere vaccinati se si hanno più di 50 anni. Sì, in realtà non soltanto se si hanno più di 50 anni, perché già con la conversione in legge e poi le ulteriori modifiche apportate a un decreto che risale a settembre dell'anno scorso, il decreto legge 127, era stata prevista l'adozione di questa obbligatorietà di esibizione del Green Pass per l'accesso nei luoghi di lavoro. In effetti questa è una misura che ha una sua logica, laddove si considera che nel luogo di lavoro deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori. Questo lo prevede in generale il testo unico sulla sicurezza, e dunque si è ritenuto necessario, per limitare la diffusione dei contagi, imporre una misura che può sembrare una misura restrittiva, ma in realtà ha appunto questa sua logica nel garantire la sicurezza di tutti. Detto questo, è chiaro, ormai è risaputo, perché è già da un po' che è in vigore questa norma: per entrare nei luoghi di lavoro, chiunque esercita un'attività lavorativa, quindi non soltanto il dipendente in senso stretto di un datore di lavoro, ma chiunque eserciti un'attività lavorativa all'interno di un luogo deputato appunto alla prestazione lavorativa, deve essere in possesso del Green Pass, nelle forme o del Green Pass rafforzato, ossia quello che viene rilasciato a seguito del completamento del ciclo vaccinale, o del Green Pass base attraverso l'esito di un tampone di sesso rapido o molecolare, antigenico o molecolare, sì, con durate chiaramente diverse.
Questa norma prevede dunque un obbligo, sicché il lavoratore non può sottrarsi a questo obbligo. Coloro che non sono in possesso del Green Pass non possono accedere al luogo di lavoro e sono considerati ad ogni effetto dalla norma come assenti ingiustificati dal posto di lavoro. In quanto assenti ingiustificati non hanno diritto alla retribuzione, ma conservano il posto di lavoro e non hanno dirette conseguenze disciplinari. In questo quadro, naturalmente, il datore di lavoro deve potersi organizzare per sostituire la persona assente. E dunque è previsto anche che per tutto il periodo di vigenza di un contratto stipulato dal datore di lavoro con un altro soggetto per sostituire appunto la carenza, il lavoratore sprovvisto di Green Pass, anche se lo ha acquisito, rimane comunque sospeso per la durata di quel rapporto di lavoro sostitutivo. Non so se sono stato sufficientemente Sì, chiaro. come no, assolutamente. Chi non ha il Green Pass, comunque, anche se lo consegue, se nel frattempo il datore di lavoro ha provveduto diversamente, rimane sospeso per la durata di quel rapporto. Esatto. È un obbligo, non se ne esce. Peraltro, chi dovesse eludere questa norma e accedere al posto di lavoro Sì. senza Green Pass sarebbe soggetto a una sanzione pecuniaria che va dai 600 ai 1000 euro. Insomma, E esatto. E questo è un altro peraltro aspetto. abbiamo detto poco fa, mi scusi se la interrompo, avvocato, che Super Green Pass dovrebbe rimanere, cioè ancora non si sa, insomma, quando verrà tolto l'obbligo del Green Pass, anche per il periodo estivo, per intenderci. Quindi, insomma. È stato stabilito con l'ultimo decreto che intanto il Green Pass, quello cosiddetto rafforzato, ossia quello che deriva dal completamento del ciclo vaccinale, non ha una scadenza. Infatti. Sotto un certo profilo, questo ci può far pensare che continuerà ad avere un senso possedere il Green Pass anche alla conclusione della situazione di emergenza nazionale, che dovrebbe appunto chiudersi, secondo quello che si sente dire, il 31 marzo di quest'anno. Non avrebbe senso altrimenti considerare una ultrattività di questo lasciapassare, oltre il termine del 31 marzo, per cui si presume che l'obbligo continuerà a sussistere, si presume che il Green Pass continuerà ad essere utilizzato anche nei mesi estivi, nei mesi successivi dell'anno. Detto questo, naturalmente i controlli, sono necessari, però proprio perché il Green Pass può avere una durata, di diversa lunghezza a seconda della tipologia di Green Pass, è stata prevista anche la possibilità che il lavoratore consegni materialmente il suo Green Pass al datore di lavoro e in tal caso, una volta che il datore di lavoro lo ha acquisito, il lavoratore è esentato dai controlli periodici. Questo però comporta chiaramente ribaltamento della responsabilità in capo al datore di lavoro che deve adottare tutta una serie di misure anche in relazione alla tutela della riservatezza, alla tutela dei dati personali del lavoratore. Parliamo di dati molto, molto particolari, quelli sono i dati sanitari, che devono essere trattati come una materia pericolosa, Ma materiale esplosivo. certo. Senta, le faccio una domanda secca, ma tutto questo, cioè il Green Pass, l'obbligo di utilizzare il Green Pass soprattutto nei luoghi di lavoro e non solo in realtà, l'obbligo vaccinale per accedere al luogo di lavoro per gli over 50 è legittimo? Perché poi sa, no, che si dice ah no, non Assolutamente, assolutamente sì. E qualsiasi polemica su è. questo tema nasce probabilmente da una non chiara comprensione di quello che è il sistema dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. Noi abbiamo una norma molto chiara nella nostra Costituzione, che è l'articolo 32, il quale ci dice chiaramente che nessuno può essere soggetto a un trattamento sanitario obbligatorio a meno che non sia previsto per legge e comunque è sempre entro i limiti del rispetto della persona umana. Dunque, in un certo qual modo, la Costituzione autorizza il trattamento obbligatorio a delle condizioni. Il rispetto della persona umana noi giuridicamente lo identifichiamo con il rispetto di quelle che sono le condizioni essenziali previste da una convenzione internazionale, che è la Convenzione Europea sui diritti dell'uomo. Ebbene, questa convenzione, che è un po', il punto di riferimento anche della giurisprudenza internazionale, europea in particolare su questa materia, prevede all'articolo 8 una norma che viene utilizzata da coloro che sostengono la non legittimità dell'obbligo vaccinale appunto per argomentarla. Ossia, lo Stato, l'autorità pubblica, non ha il diritto di intervenire sulle decisioni strettamente personali della vita privata e familiare dei cittadini. Però la stessa norma ci dice che, tuttavia, l'autorità ha questo potere, può intervenire nelle decisioni, quindi ad esempio nella decisione di vaccinarsi o meno, con l'imposizione di un obbligo, laddove questa decisione serva a tutelare la salute, i diritti e le libertà altrui. E questo fa perfettamente squadra con quello che prevede un altro principio, che è contenuto all'interno della nostra Costituzione, l'articolo 2, ossia il principio di solidarietà sociale, per il quale dobbiamo operare per
la tutela degli altri. Tutto questo è stato oggetto di disamina da parte degli organi giurisdizionali superiori, sia a livello europeo che a livello nazionale. Ci sono pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, una molto importante, la più recente, è quella del caso Vavrika contro la Repubblica Ceca, in cui la CEDU, proprio nel corso della seconda metà del 2021, ha riconosciuto la legittimità dell'obbligo imposto dalla Repubblica Ceca, in quel caso, alla vaccinazione. Proprio perché è fondato su una serie di presupposti, ossia lo scopo di tutelare la salute pubblica e quindi i diritti e la libertà e la salute altrui, l'esistenza della possibilità di scelta, perché esistono più vaccini, e tra tutti quei vaccini che sono ritenuti sufficientemente sicuri dalla comunità scientifica internazionale, c'è la possibilità di scegliere, e dunque consentito un certo margine di manovra, così si esprime la Corte. Inoltre è previsto anche un sistema di risarcimenti, e questo è l'aspetto, diciamo, di Ecco, novità anche volevo più arrivare lì, alla avvocato, giurisdizione assolutamente. Intanto nazionale. È uno possiamo. degli elementi che Sì. consentono di dire è legittimo imporre un obbligo, perché io, a fronte del rischio che tu ti assumi, mi impegno a venirti incontro, a risarcirti, a indennizzarti, poi vedremo magari più nel dettaglio cosa significa, a indennizzarti nel caso di un problema. Ecco, sì. Questo stesso principio, se posso concludere, questo stesso principio è stato ribadito in varie sentenze della Corte Costituzionale italiana. E da ultimo c'è una sentenza molto interessante pronunciata dal Consiglio di Stato, che ha deciso un ricorso di alcuni sanitari friulani che si erano opposti all'obbligo inizialmente limitato al solo personale del comparto socio-assistenziale sanitario. Il Consiglio di Stato ha recentemente stabilito appunto che, proprio in attuazione dell'articolo 2 della Costituzione, il bilanciamento tra rischi e benefici dell'obbligo vaccinale porta a dire che dobbiamo comunque ammettere l'obbligo vaccinale, poiché è una forma di tutela della collettività e in particolare delle persone più vulnerabili. Nonostante sussista quello che viene definito l'ignoto irreversibile, ossia impossibilità scientifica di stabilire con assoluta certezza sul lungo termine quali possono essere le conseguenze. C'è Sì. un bilanciamento da fare tra rischi e benefici, e in questo bilanciamento prevale l'interesse collettivo rispetto Ok, all'interesse no, personale. questo infatti il tema dell'ignoto irriducibile, cioè del margine di incertezza, è Sì, molto lapsus. importante. Erroneamente detto irreversibile, era correttamente irriducibile. Sì, no, no, Dico. vabbè, ma guardi, io l'ho letto, cioè nel senso che poi ci si può confondere, però sono tutti aspetti che mi sono È un appuntati. concetto nuovo, Eh diciamo, no, ecco. infatti, sono tutti concetti che mi sono appuntata perché avrei proprio voluto chiederlo, ma grazie, l'ha già detto lei. Poi, appunto, anche altro tema, contrariamente a quanto si sente spesso, il Consiglio di Stato che lei ha citato ha dichiarato che il vaccino anti-Covid-19 non è sperimentale, quindi ha avuto l'approvazione ovviamente, però anche questo bisogna dirlo. Allora, attenzione, io mi riferisco a chi ci segue. Queste sono cose appurate, non è che sono. Poi faremo, cioè facciamo sempre anche approfondimenti in cui si valutano delle opinioni, però non è questo il caso. Ecco, a proposito, chiedo alla regia il secondo titolo, prima di salutarla perché è importante. Vaccini e risarcimento danni. Come funziona? Cioè, cosa bisogna fare quando si pensa di aver avuto ovviamente un danno causato dal vaccino? Perché comunque può accadere, anche questo non possiamo nasconderlo. Cosa fare, avvocato? Allora, noi abbiamo una legge nel nostro ordinamento che è molto chiara, la legge 210 del 97, la quale già prevedeva, per tutti i casi di obbligatorietà di un vaccino, un pronto indennizzo rispetto a menomazioni permanenti dell'integrità psicofisica che possono derivare dalla inoculazione di un vaccino obbligatorio. L'ultimo decreto sostegni, il cosiddetto decreto sostegni ter, ha introdotto un comma all'articolo 1 di questa legge, stabilendo che lo stesso diritto consegue anche a chi si sottopone al vaccino anti-Covid per le categorie per le quali questo vaccino è fortemente raccomandato. Questo perché, da un punto di vista tecnico-giuridico, una cosa è l'obbligo, che allo Stato è relativo soltanto ad alcune categorie di lavoratori e a tutti i cittadini, nonché stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età. Tutti gli altri non hanno un obbligo, ossia coloro che non appartengono a queste categorie non hanno un obbligo, però il vaccino nei loro confronti è comunque fortemente consigliato. In questo caso la norma non consentirebbe l'indennizzo, sebbene la Corte Costituzionale in passato abbia già detto che non c'è una differenza qualitativa tra obbligo e forte raccomandazione, sicché in sede giurisdizionale, a fronte di una richiesta di risarcimento danni, probabilmente
la Corte Costituzionale avrebbe dichiarato l'illegittimità di questa norma e avrebbe consentito il risarcimento. Per evitare tutto questo, e con un senso di responsabilità encomiabile, il governo ha da ultimo adottato una norma specifica che risolve questo problema, poiché prevede che anche nel caso in cui il vaccino sia solo fortemente consigliato, quello Covid, ripeto, per i non cinquantenni, consegue l'indennizzo qualora ci siano le condizioni. Quali sono le condizioni? Ossia, se un soggetto risulta danneggiato, deve presentare una richiesta di indennizzo appunto al Ministero della Salute e si apre una procedura molto simile a quelle che conosciamo per il settore, ad esempio, pensionistico, infortunistico, ossia ci saranno delle verifiche cliniche da parte di una commissione sanitaria incaricata, dopodiché al riconoscimento della sussistenza appunto della menomazione, viene erogato un indennizzo che è una cosa diversa dal risarcimento, ossia l'indennizzo è una forma attraverso la quale si va in via equitativa, diciamo così, a compensare il semplice fatto che sia successo un evento dannoso a carico di un soggetto che è stato vaccinato. È una certezza di ottenere una qualche contropartita a fronte del danno subito. Consegue infatti per legge e a rigore delle condizioni è lo Stato che paga direttamente o con un assegno una tantum o con un assegno vitalizio, quindi un periodico che peraltro è anche reversibile nei confronti della famiglia. Diversa cosa è il risarcimento. Il risarcimento invece è una materia di natura civilistica, ossia in virtù del principio generale del cosiddetto neminem ledere, previsto dall'articolo 2043 del Codice Civile, chi subisce un danno ingiusto a seguito di un comportamento altrui ha diritto al risarcimento. In questo caso però questo diritto consegue a un accertamento giudiziale, quindi non è automatico, nel corso del quale bisogna dimostrare anche il nesso di causalità, ossia oltre all'evento dannoso occorre dimostrare che il danno è stato determinato da una causa riconducibile appunto in questo caso all'inoculazione del vaccino. Quindi è Certo. un po' più complesso. L'indennizzo evita tutto questo problema perché consegue automaticamente ad un mero accertamento medico e dunque molto più veloce e più sicuro e consente effettivamente di corroborare il principio di legittimità assoluta dell'obbligo, perché appunto qualora si verifichi un problema a seguito, un problema non previsto ovviamente a seguito dell'inoculazione del vaccino, la legge già consente un pronto indennizzo. Ok, ovviamente per tutte le procedure mi raccomando, chiedete, anzi parliamo per tutti, informiamoci, chiediamo, rivolgiamoci a degli esperti, insomma, perché è importante. Quindi il diritto all'indennizzo, avvocato, è requisito per la costituzionalità dell'obbligo, no? È ovvio È uno questo. dei requisiti, non è l'unico, ma sicuramente è Ok. stato riconosciuto sia dalla giurisprudenza della CEDU sia da Ok. quella della nostra Corte Costituzionale come uno degli elementi che configurano la piena legittimità dell'obbligo. Ok, allora avvocato, io mi auguro di poterla sentire al più presto, magari per approfondire altri aspetti, perché se ne Grazie parlerà. Io però la a te. Anche ringrazio perché per forse averci. oggi forse non abbiamo il tempo, ma è importante che i datori di lavoro Sì, lo conoscano so. bene i profili di responsabilità loro connessi. Rispetto appunto al Certo. trattamento dei dati del Green Pass. Sì, ha ragione, oggi non abbiamo tempo, però ripeto, le rinnovo l'invito magari Ringrazio a tornare piacere. da noi, così almeno parliamo anche di quello, perché il tema delle responsabilità è molto ampio e quindi ci rendiamo conto che non si possa poi esaurire in un minuto finale, però è un tema molto importante e quindi vale la pena poi così fare un altro approfondimento su questo. Grazie a Massimiliano Albanese, Managing Partner, Studio Legale Tributario Lex AMP, per l'aiuto, per la comprensione di aspetti che tutti dovremmo conoscere. Buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Grazie.